Era giugno dello scorso anno, lei veniva eletta sindaca di Sciacca, manca poco di una settimana per l'anniversario, diciamo. Cos'è cambiato in questo anno, anche dal punto di vista della sua persona? Insomma, dopo un anno, l'anno scorso si accingeva appena ad amministrare, adesso il giro di boa, che sappiamo è molto importante per un'amministrazione, soprattutto il primo anno. Che cosa si aspetta adesso? Adesso mi aspetto di poter far vedere quello che si vuole costruire. Io ho sempre ribadito in questi mesi, prima ci sono le fondamenta, poi bisogna però far vedere la costruzione. E io sono convinta che siamo in questa fase, dobbiamo iniziare a far vedere qual è la nostra idea di città. È passato, per quello che mi riguarda, tanto, è un anno, sembra poco, per me sembra veramente tantissimo, perché è un anno di crescita, di dure prove, perché alla fine sono anche dure prove, però devo dire che la situazione è mutata, ma anche quello che l'estate che ci accingiamo a vivere dal punto di vista della promozione della città non è certamente l'estate che abbiamo dovuto organizzare senza risorse lo scorso anno, quindi già questo un po' mi rincuora, cioè la possibilità di poter pensare finalmente un po' a medio e lungo termine e di poter continuare a credere che Sciacca possa veramente svoltare. Lei è una professoressa, di solito chiamata a valutare gli altri e a giudicare. Se si dovesse dare un voto, so che domanda difficile. Sì, anche perché io, questo non è neanche questo un mistero, io sono sempre molto molto critica su me stessa particolarmente, e quindi io mi considero sempre insufficiente, cioè nella mia vita non mi sono mai giudicata bene, nel senso che ho sempre avuto la consapevolezza che si possa dare di più e che si possa fare di più. Adesso non so dare un voto, però credo che siamo comunque sopra la sufficienza, non abbiamo voti alti, non mi darei mai un voto alto, ci sono delle difficoltà oggettive, ci sono anche dei vuoti programmatici che vanno colmati, però comunque si sta lavorando. Certamente sull'attività di studio e sulla buona volontà, quello darei 10, su quello che poi sono i risultati meno, ma perché ci sono tante variabili che incidono poi sul risultato. Quindi Francesca Valenti può fare di più? Sì, quello sicuramente sì. Ciascuno di noi può fare sempre di più.